Un solo punto separa in classifica Pontedera e Olbia, che quest'oggi scenderanno in campo con un unico obiettivo, quello di vincere. Buon pomeriggio a tutti da Stefano Rossoli della Giovane Italia e benvenuti alla quinta giornata del campionato di Serie C, categoria Under 17. Arriva il fischio da parte dell'arbitro, allora noi andiamo con le formazioni. Partendo dai padroni di casa che si schierano con il 4-2-3-1, con Puppato, Ferracuti e Cassisa alle spalle dell'unica punta, Lupi. L'Olbia risponde invece con il 4-3-3, con Pecciaroro e Mura come mezzali, Belloi, Marrazzo e Tanda formeranno il tridente d'attacco. Riceve sulla sinistra il pallone Puccioni. Salta l'avversario, c'è l'inserimento da parte di Ferracuti che tiene in campo il pallone, lo mette ancora per Puccioni, il numero 8 firma l'1-0 del Pontedera. Rimessa laterale per il Pontedera. Jacopini cerca il compagno che viene però anticipato. L'Olbia fatica ad uscire, ancora Jacopini, il pallone per Cassisa che calcia! La deviazione che per poco non sorprende il portiere. Calcio d'angolo per gli ospiti. Il cross dentro a cercare la testa di Marini e il capitano a siglare l'1-1 dell'Olbia. Altro corner in favore dell'Olbia. Pallone indirizzato sul secondo palo dove c'è Marini, ancora lui, ancora il capitano, l'Olbia passa in vantaggio. Avanza verso l'area di rigore avversaria, Cassisa stoppa il pallone, poi tenta la conclusione che finisce sul palo, Cassisa sfortunato in questa occasione. L'Olbia è costretta a spazzare il più lontano possibile il pallone. Di Pietro, il lancio lungo a cercare Ferracuti che se la sposta sul destro e calcia. De Stefano impreparato ma riesce comunque a deviare il pallone. Cassisa, il pallone indirizzato sul secondo palo. Di Pietro smanaccia e poi l'Olbia che prova ad allontanare ma non ce la fa. Il tiro ancora di Cassisa e poi Auricchio. Che occasione per il Pontedera! Attenzione al calcio d'angolo per l'Olbia, sempre pericolosa su queste situazioni. Il pallone sul secondo palo dove c'è Tanda! Il numero 9 porta sul 3-1 il risultato! Gaggioli prova ad entrare verso il centro del campo. Lascia il pallone ad Innocenti che calcia! Ed è Stefano che si distende e mette il pallone in corner. Puppato, finta di colpo, rimpallo vinto, attenzione al Pontedera, sempre con Puppato in area di rigore che calcia! E c'è il 3-2, il Pontedera accorcia le distanze! Olbia che ora deve fare molta attenzione perché mancano quasi 20 minuti più recupero. Il gol del Pontedera ha messo un po' di timori alla squadra ospite. Il cross dentro a cercare Marrazzo. L'Olbia risponde subito al Pontedera con il gol del 4-2. Chiede palla a Puppato e la riceve. Numero 20 dà un'occhiata, salta un avversario, ne salta un altro. Attenzione a Puppato, il pallone dentro per Dionigi. 4-3, questa partita non si spegne mai. Poco più di 5 minuti al termine, calcio d'angolo per il Pontedera. Il pallone sul secondo palo con Bruni. E De Stefano mette in calcio d'angolo, che parata del numero 1. È terminato anche il quinto minuto di recupero, si attende solamente il triplice fischio che arriva in questo momento. L'Olbia vince una partita pazzesca contro il Pontedera. Con il risultato di 4-3.